E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio e quest'oggi di nuovo capolavoro. Siamo arrivati ormai alla sessantina, più o meno stiamo diventando anziani di questa serie e parliamo di una serie di film, siccome ho parlato appunto in precedenza in altre recensioni di questa cosa sul pugilato e tutto il resto, che ha fatto comunque la storia, perché questo è innegabile, nei primi anni 80-70, insomma, e sto parlando di Rocky. Beh, direi di iniziare. Come sempre, trama, personaggi e obiettivo. Allora, ragazzi, la cosa bella, secondo me, di Rocky, partendo dalla trama, è che nella trama c'è Sylvester Stallone. Cioè, la storia di Rocky è bella, è sentita, ed è quello che la rende un colossal, perché la storia di Rocky che diventa qualcuno e che pensa di non essere nessuno, che sotto sotto ce la può fare, ma molte volte pensa anche che non ce la può fare, una persona normalissima che si mette in gioco. Stessa cosa è Sylvester Stallone con quella pellicola e anche come attore. E per questo è, secondo me, una perla. Per carità, sicuramente come attore Sylvester Stallone avrà cominciato ad essere decente adesso. Però comunque apprezzo perché si è preso quello che voleva, ha avuto le palle, ecco. Comunque la trama penso che non ci sia di spiegarla, ma in grandi linee la diciamo. Parliamo comunque del primo Rocky per ora e semplicemente c'è questo italo-americano, insomma, che appunto si chiama Rocky Balboa, che è un coglioncello di quartiere, nessuno se lo caga e tutto il resto, e random, senza motivo, è il fortunato scelto dal campione del mondo, che aveva deciso così di sfidare uno a caso. Ha detto: sapete che c'è? Sarebbe figo dare un'opportunità ad uno a caso, quindi tirate random e chi esce lo sfido. E guarda caso, poi invece alla fine del primo Rocky quasi vince Rocky contro il campione che è Apollo Creed, e comunque questa cosa gli fa rodere molto il culo al campione. Nonostante tutto, anzi, ci sono anche molti che dicono che infatti nel secondo poi diventerà un assillamento del campione, che gli dicono tutti quanti: quell'incontro l'ha vinto Rocky, quell'incontro l'ha vinto Rocky. Ed ecco che comunque qui finisco la narrazione della prima trama, del quale secondo me è di tutto rispetto. È forse il primo film di pugilato moderno, è forse il film più iconico del pugilato, sì. Devo dire, anche a livello di musiche, di scelte e con anche il budget che erano tipo 2 euro, sono riusciti a tirar fuori un film di tutto rispetto. Al contrario di molti di oggi, che invece con 50 milioni di miliardi, veramente, non riescono a tirar fuori un cazzo. Quindi, assolutamente il primo ci sta. Il secondo comincia un po' a cadere. Perché? Perché è semplicemente, però ci sta ancora, è semplicemente un continuo in cui appunto Apollo Creed dopo un po' si rompe il cazzo e dice: oh, perché continuate a dirmi che ha vinto lui? Non ha vinto lui, ho vinto io. Dopo un po' dice: vabbè, risfidamose, così vediamo chi è che ha vinto. E vince Rocky. E quindi fine, questo è il secondo. Conclude un po' il primo. E sinceramente serviva e non serviva, poteva tranquillamente essere un film solo. Però, capendo anche appunto il budget e quello che fuori dal film è successo con il nostro Sylvester Stallone, ci sta che magari non ha potuto, proprio non se lo poteva permettere probabilmente. Poi c'è il terzo è una cazzata di merda inutile, in cui c'è Mr. T degli A-Team, che random va da lui dopo un po' che ormai è campione e gli fa: no, io te gonfio da botte, io te ammazzo, a parché io tutto il tempo così,
tutto il tempo non serve a un cazzo il film, se non a far sviluppare un'amicizia tra Apollo Creed e Rocky. Questa è l'unica cosa che si vede del film utile. E niente, poi alla fine riesce comunque a riprendersi il titolo, mi pare, perché inizialmente lo perde. Ok, ci sta. Poi, si estira anche il suo maestro, se così possiamo chiamarlo, che è tipo un vecchiaccio orribile. E fine. Poi, Rocky 4. Qui si risolleva, perché infatti è uno dei più canonici, insieme al primo. Il famoso ti spiezzo in due, Ivan Drago che arriva e che dice no, perché è così, perché è cos'ha. Che a dire la verità io apprezzo un pochino che appunto in questa pellicola Sylvester Stallone, almeno per il range dell'epoca, per come funzionava all'epoca, ecco, non è che ha, come posso dire, distrutto la Russia in quanto comunisti cattivi, anzi mi sembrava comunque che anche a fine film c'era un gran messaggio di fratellanza. Vabbè, comunque Ivan Drago sfida Rocky, gli dicono di no. Apollo dice vabbè dai, me ce meno io con questo, va bene, ci si mena e Apollo stira, muore, perché Ivan Drago lo ammazza sul ring. Quindi diciamo che c'è un po' una vendetta da parte di Rocky e tutto il resto, molto carino pure questo qui. E potevano finire così, perché avevi fatto una discesa dal primo che stava andando un po' a puttane e ti sei ripreso, perché veramente è a livello quasi del primo. Ci sta, finiscila qua, così almeno hai chiuso in bellezza e ciao. Naturalmente sarà andata a finire così? No, hanno fatto Rocky 5 e Rocky Balboa del 2007. Rocky 5 è lui che prende questo allievo inutile, che poi diventa, tra virgolette, cattivo, gli si ribella e quindi si gonfiano di botte, mi pare pure in un parcheggio, una cosa del genere, perché non ho nemmeno voluto riguardarlo questo qui prima di fare la recensione, perché mi ricordo ancora quanto fui deluso e veramente volevo aver rimborso del mio tempo speso a guardare quella merda. E invece quell'altro me lo sono riguardato, il Rocky Balboa del 2007, che è comunque una cagata, perché praticamente è morta Adriana. Lui è da solo, c'ha un brutto rapporto con il figlio. E niente, dopo un po' fanno tipo sta cosa con l'intelligenza artificiale che esce fuori, random così, nel 2007, in cui dicono che, cioè, mettono a confronto questo nuovo campione con Rocky ai tempi d'oro. E dicono, praticamente in questo specie, coi pupazzetti proprio, con tipo gioco della Play 2, che si scontrano e in questo coso Rocky lo batte al nuovo campione. E quindi questo nuovo campione si incazza e niente, la gente comincia a dire dai, allora sfidatevi adesso. Sì, ok, però comunque quello era un rilevatore di caratteristiche di quando Rocky era giovane. Adesso c'ha 60 anni, una cosa del genere. Indovinate un po' che succede. Se menano, vanno a sfidarsi, Rocky non vince, però tutti quanti acclamano Rocky lo stesso, perché resiste e regge abbastanza botta, nonostante è un vecchietto. Fine. Se vi va un cazzo sta fine qua. Io come media, diciamo, di tutto quanto, darei un 7,5 alla trama. Perché comunque, se dovessi dire solamente il primo e il quarto, ok, GG, veramente dei film della Madonna. Ma la saga interamente lascia un po' a desiderare. Parliamo dei personaggi. Allora, personaggi. Rocky Balboa, persona semplice, si dà da fare. Che altro posso dire? È il personaggio principale, il protagonista, e anche, a dir la verità, un po' l'eroe di turno e basta. Comunque lui non è un carattere molto evidente, è molto molto pacato. Lui infatti scialla, ci sta, cioè non gliene frega un cazzo. Poi c'è Adriana, che comunque ci si sposa, diventa la moglie, donna timida,
che ha avuto i suoi problemi appunto in quanto donna negli anni 70. E poi c'è il fratello della sorella, che è un coglione assurdo, che penso che se lo tengano solamente perché è il fratello della sorella, che se ne esce con incazzature random, non so perché, cose sessiste, razziste, peggio cose, screzzi fatti a Rocky pure, perché tipo, no, perché io t'ho fatto questo, tu non mi dai i soldi, mo che sei ricco, cose del genere. E poi c'è Apollo Creed, bel personaggio, bel cattivo per i primi due e anche bell'amico per il terzo e il quarto, visto che comunque si avvicinano, e c'ha un bel caratterino molto molto focoso in un certo senso lui. E poi basta, cioè Ivan Drago è muto, dice solo ti spiazzo in due. Quello del terzo di Mr. T, ma vaffanculo, cioè l'unica cosa che fa è fare tipo oh oh, io te meno, fine, basta. Anche, vabbè, quello del quinto nemmeno ne voglio parlare, non ci sono nuovi personaggi. E quello nuovo pure, personaggio che è il nuovo campione, al massimo si potrebbe dire, e il figlio è carino, ci sta, c'è anche un bel discorso tra Rocky e il figlio, ma il campione è una cagata assurda, invece non penso nemmeno se lo ricordi nessuno dopo 2 ore che ha finito il film. Quindi come personaggi un 6, sinceramente, un 6, quello che serve. Poi, obiettivo, allora, se devo dire, l'obiettivo del primo film è sfondare, e si vede, seguire il proprio sogno, e quello è bellissimo, perché, cazzo, io l'ho visto lì c'era, non c'era Rocky Balboa, c'era Sylvester Stallone dentro quel film. E la cosa è bellissima, allo stesso tempo non troppo professionale, esattamente come è lui, però era bellissima perché era vera. Cioè lui ci ha creduto in quel film, ed è stato bello. Il problema è che poi ha cominciato a dire, va bene, allora vado avanti, e adesso ci faccio i soldi. E niente, purtroppo è andata così. Quindi, che dire, voto finale dell'obiettivo, dai, facciamo un 8. Voto finale della saga intera, facciamo un 7,5, appunto. Ci sta. E vorrei, cioè, detto tra me e voi, se prendessi tra, cioè, così, da parte, solo il primo e il 4, avrei dato 10 e confermato il capolavoro. Però siccome io, appunto, come ho già detto in passato, non, per me non è il capolavoro il primo che fa qualcosa. Per me il capolavoro è quello che lo fa meglio. E se devo dire, ci sono dei film di Pugilato che sono usciti, che sono molto più belli di Rocky. Semplicemente è iconico. E niente, devo dire, quindi, purtroppo, capolavoro non è. Ci vediamo al prossimo video, dove farò il doppiaggio di Rocky.